Siamo? Sì. Il trucco? Sì, sì, tutti i trucchi. Sì, ok. Dai. Capelli? Pochi, però. Allora, benvenuti in questa seconda puntata di Sport Communication dalla Macro Store di Montecosaro Scalo. Quest'oggi ospiti due rappresentanti del gruppo Arbitri Marche, Ivan Capone. Buonasera. E Roberto Del Rosso. Buonasera. Diciamo che siamo di fronte a Ivan, che da subito, diciamo, ha sposato il progetto, è stato tra i primissimi rappresentanti del gruppo del campionato. Roberto, che si è aggiunto poco dopo. E partiamo da Ivan. Te per un breve periodo sei stato fermo. Sì. Hai tantissima esperienza nei campionati amatoriali, arbitrali, quindi tanto sei un arbitro di lunga generazione, diciamo così. E poi è iniziata questa avventura e sta andando bene. Sì, diciamo che mi ero fermato per qualche anno. E sinceramente volevo, diciamo, come si dice, lasciar perdere. Poi dopo, diciamo, tramite, ecco, diciamo, la nostra amicizia, ecco, mi hai fatto venire la voglia di, diciamo, di riprendere, sì, diciamo, di riprendere, di arbitrare, ecco. E di là abbiamo sposato questo progetto che secondo me è un progetto, diciamo, importante e serio. Senti, il progetto che ha coinvolto anche Roberto a campionato in corso, te hai esperienze arbitrali in AIA anche a categorie importanti, sei tuttora un giocatore, però la passione arbitrale è quella che poi ti trascina e è quella che poi ti fa anche lasciare la famiglia, no? Dato che tu hai anche un bimbo. Sì, io dopo, devo dire, dopo 18 anni di AIA avevo perso proprio qualsiasi stimolo di arbitrare e grazie a Ioris che mi ha convinto in questa nuova avventura e a te che hai creato questa bellissima associazione mi è tornata la passione di arbitrare. Ivan, è un campionato, la TC Championship C7, ma adesso insieme alla Futsal Tech Marche, che ha dimostrato da subito grande correttezza, pochissimi rossi, pochi gialli, a testimonianza comunque di un grande rispetto e un grande fair play. Certo, certo. Sono rimasto pure io un po' scettico, cioè un po' scettico, perché giustamente c'è un campionato con molta disciplina, gente seria, gente, diciamo, cioè, diciamo che rispetta l'arbitro in tutti i sensi, ecco, diciamo, ben organizzato, tutto. E, come dire, è un campionato che poi fa piacere arbitrare proprio per questo, perché c'è grandissimo rispetto. C'è, se lo possiamo dire, alla base di tutto un rapporto umano con le squadre e poi un rapporto arbitro-giocatore. Sì, perché oltre alla serietà che ci deve essere di principio, la prima cosa che viene fuori è il divertimento, lo stare insieme, il divertirsi tutti insieme, diciamo. Gruppo Arbitri Marche che sta pian piano crescendo. È iniziato lunedì e proseguirà il corso d'arbitri, quindi noi contiamo di arrivare a settembre con oltre 10 effettivi arbitri che stiamo formando grazie alla nostra esperienza, arbitri che poi saranno impegnati quest'estate perché certo, ci attende un'estate ricca di tornei. Sì, sì, anche questa è, diciamo, cioè, fare il corso d'arbitri serve perché, diciamo, c'è carenza di arbitri in questo momento, però ecco, diciamo, con questi arbitri giovani cercheremo di, come si dice, di crescere insieme, certo. Senti, per chi come te comunque ha esperienza, non è facile, però è sempre stimolante vedere un arbitro approcciarsi alla professione e poterlo in qualche modo indirizzare. Io dico sempre che per un arbitro la partita più difficile è sempre quella che sulla carta sembra la più facile. Quindi questo è un po' l'insegnamento che possiamo trasmettere. Nei miei anni di arbitraggio è nelle partite che sulla carta sembrano più facili c'è sempre il rischio dietro l'angolo, diciamo. Sì. Senti, tornando di nuovo al campionato, adesso è iniziato anche il calcio a 5. Sì. Diciamo che in 4 mesi è stato fatto di tutto. Sì, sì, diciamo, grande Emanuele, cioè, bisogna fare anche, diciamo, un ringraziamento particolare al nostro responsabile arbitri Ioris Verducci, che insieme a lui, cioè, stare facendo cose, diciamo, un po'... Stiamo cercando di fare bene. Cose grosse, certo. Senti, passando a Ioris proprio Verrucci,
cogliendo l'assist di Ivan, con te c'era un'amicizia da lungo tempo ed è stato lui che poi ti ha cercato, convinto. E... però ecco, anche in questo c'è una particolarità della nostra situazione, cioè sì, c'è un responsabile, però poi di fondo c'è l'amicizia e c'è il rispetto tra tutti. Sì, sì, ma Ioris ed io siamo compaesani, ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo fatto parte della stessa sezione AIA. All'inizio ero un po' scettico, dopo forza vieni, mi ha convinto, sì, è il responsabile, però ecco, di fondo, come dici tu, c'è una grande amicizia tra tutti. Senti, questa è un po' la peculiarità della nostra associazione, no? Cioè non c'è invidia, ognuno si aiuta con l'altro e c'è un mondo di condivisione arbitrale. Deve essere così. Che, cioè, diciamo, il rapporto di amicizia che c'è ti fa crescere sempre di più, cioè ti fa stare insieme, ecco, ti fa... Ci porta, diciamo, a crescere anche, certo. Tutto quello che è l'apparato arbitrale. Certo, diciamo. Il gruppo arbitrale. Senti, per concludere, qual è l'auspicio che ci si pone da qui, diciamo, alla prossima stagione? Perché noi vogliamo crescere. Secondo me non è un auspicio, ma questa associazione crescerà e crescerà molto. Quindi dobbiamo solo prepararci, diciamo. Dobbiamo solo prepararci ad accogliere questa crescita. Allora, noi ringraziamo innanzitutto il gruppo arbitri marchi in generale, il responsabile Ioris Verrucci. Se no, non solo si offende, ma noi allora approfittiamo per ricordargli il mio gol di testa, perché è giusto che lui lo ricordi. Non dorme la notte per quel gol. Cioè, noi non dobbiamo fare in modo che lui non dimentichi quella scena per tutta la sua vita. Quindi lo salutiamo. Salutiamo il grande Ivan Capone. Grazie. Salutiamo Roberto Del Rosso. Grazie, buonasera. Noi ringraziamo tutti gli sponsor che sono qui dietro di noi insieme a noi, dal Macro Store Montecosaro, Emanuele Treventozzi.